dicevo, perché qui ci troviamo dal passaggio dal paganesimo al cristianesimo, e all'inizio del cristianesimo c'erano ancora usanze legate al culto pagano. Il culto pagano presupponeva il banchetto dopo la morte, quindi la famiglia che veniva qui sul territorio veniva sì a seppellire il loro caro, ma poi ci banchettava anche insieme, cucinava anche all'interno della necropoli. In effetti in questa necropoli qui sono stati trovati i resti di terracotta da cucina e diciamo resti di brace addirittura, e poi il pasto in maniera simbolica veniva offerto anche al defunto, posizionandolo appunto in questa sorta di ciotoline ricavate sui lastoni, il rito del refrigerio, insomma, diciamo, del pasto dopo la morte. Perché in realtà erano delle mura molto alte, addirittura potevano raggiungere un'altezza di 20 metri. E questo in particolare, rispetto agli altri insediamenti messapici, è stato molto importante come ritrovamento, perché c'è diciamo, la forma di una porta, che è questo rettangolo che vedete qui avanti, e ci fa capire che era una sorta di ambiente a doppia entrata, cioè ci doveva essere un altro muro qui, quindi si creava una sorta di ambulatorio avanti, si vedeva chi entrava in paese, sicuramente c'erano dei guardiani alle porte. Thank you.
Mm-hmm.